C'è in sala Mimmo Baratta? Ecco Mimmo. Ciao a tutti, innanzitutto. Fra poco inizieremo. Ci sono gli ultimi che stanno entrando. Quando sono entrati tutti i premiati, se c'è ancora qualche posto, facciamo entrare anche qualche accompagnatore. Perché chiamo qua Mimmo Baratta, presidente del Vespa Club Martina Franca della Puglia? Perché avrete visto in più di luoghi, in questo auditorium e anche nel museo, abbiamo un grande manifesto che recita esattamente così: Comune di Martina Franca, Under 18, Gincana Meeting Sud Italia 2023, 11-12 marzo 2023. Quindi presentiamo ufficialmente questa manifestazione, che è già comunque al calendario nazionale. Vediamo anche in questo, diciamo, in questo roll up, in questo banner, il meeting dell'anno scorso che si è svolto ad Agrigento. Quindi, visto che oggi siete tutti sportivi, mandate i vostri figli, mandate i vostri nipoti, mandate i figli dei vostri amici, eccetera, eccetera, tutti quelli che volete, a questo meeting Garden 18 che si svolgerà a Martina Franca. L'aiuto e le condizioni che offre il Vespa Club d'Italia le sapete. I ragazzi Under 18 saranno ospitati dal sabato pomeriggio fino alla domenica. Ci sarà modo di fare teoria, ci sarà modo di fare pratica, ci sarà modo di capire e di imparare la storia della Vespa e del perché la Vespa ha continuato a fare sport. Quindi mandate i vostri ragazzi e i vostri giovani a questo meeting. Due parole, le vuoi dire? Assolutamente sì. Grazie a tutti quanti. Quindi continuo quello che è il discorso che appunto stava facendo il nostro vicepresidente Leonardo Pilati. Vi aspetto a Martina Franca, troverete tanta accoglienza, tanti ragazzi, anche le scolaresche dalla terza media al secondo anno superiore sono stati coinvolti e lì troverete appunto chi avrà cura dei vostri ragazzi appunto sotto il profilo sportivo tecnico, quindi come istruttori quali Benito Signori, che nomino, che è qui, alzati per favore, fatti vedere. Quindi pregherei di applaudire per un attimo per chi non lo conosceva e tanti altri. E nello stesso tempo ci saranno appunto dei corsi legati alla guida stradale tenuti dalla polizia locale di Martina Franca. Quindi l'amministrazione vi aspetta e iscrivete i vostri ragazzi. Grazie. Grazie Mimmo e grazie alle non solo a lui, che rappresenta una delle regioni del sud che veramente si stanno muovendo per il mondo vespistico e per lo sport vespistico, ma per tutto il mondo vespistico in generale, molto bene in questi ultimi anni. Credo che ormai ci siamo. È ora. Mancano due minuti, aspettiamo, perché siamo dei gincanisti, dei regolaristi. La regolarità vuol dire passare al momento giusto, per cui aspettiamo ancora due minuti. Chiediamo a Leonardo Santucci come sono le entrate, cioè non finanziarie, sia ben chiaro, le entrate degli inviti, degli invitati. Ci siamo tutti? Allora, scusate, intanto buonasera a tutti. Mentre aspettiamo di iniziare, io volevamo ricordarvi anche... No, innanzitutto non si è presentata, ma vi presento io Rebecca, che sarà la presentatrice di questa giornata. Grazie. Grazie, grazie. Come vedete è vestita tutta Vespa. Esatto. Gli applausi fateli alla fine, che potrebbe essere anche un disastro, quindi... Allora, comunque, a parte gli scherzi, noi vi volevamo ricordare che trovate la diretta... Per cortesia, un po' di silenzio, grazie.
la diretta Facebook sulla pagina di Rete Valdera, quindi chiunque non può essere... Funziona? Oh. Sì, okay, si parte bene. Comunque, chi non è presente qui in sala oggi, ma ci tiene comunque a vedere le premiazioni, può collegarsi sulla pagina Facebook di Rete Valdera e vedere la diretta delle premiazioni, che durerà dalle 3:30 fino alle 17:30. Oppure può collegarsi anche sul sito www.retevaldera.it e vedere tutta la diretta. Credo che a questo punto possiamo iniziare. Va bene. Però adesso però facciamo un po' di silenzio, grazie. A te. Allora, quindi, buonasera a tutti nuovamente e benvenuti a questa giornata di festa per tutto il mondo vespistico. Finalmente... Per cortesia... Finalmente quest'anno ci ritroviamo di nuovo tutti insieme, l'ultima volta fu nel 2019 e oggi invece ci ritroviamo qui per effettuare le premiazioni dei vari campionati sportivi del Vespa Club d'Italia disputati nella scorsa stagione 2022. Intanto vi ringraziamo per essere venuti così numerosi e per rendere questa giornata così ricca e piena sicuramente di gioia e di tante emozioni. Ringraziamo innanzitutto la Fondazione Piaggio per averci ospitato in questa location bellissima e soprattutto, prima di iniziare, io vorrei chiamare sul palco e vorrei dare la parola all'ingegnere Riccardo Costaiola, presidente della Fondazione e direttore del Museo Piaggio, affinché possa fare gli onori di casa. Un forte applauso. In tempo di Sanremo dove sono le scale per scendere? Scusate. Bene ragazzi, io sono felicissimo di vedervi qui. Veramente per me è una grande gioia. Io dico sempre che il museo è la casa dei vespisti, quindi non posso nemmeno dirvi che faccio gli onori di casa, perché la casa è vostra. Quindi io ho imparato ad amare la Vespa, anche se sono 51 anni che lavoro in Piaggio, ho imparato a amare la Vespa frequentando voi. Perché solo attraverso voi ho capito cosa veramente è la Vespa, non un mezzo di trasporto. È un modo di vivere, è un modo di concepire la vita, di vivere le emozioni. Quindi voi rappresentate la vera anima della Vespa. Lo so, l'ho sempre saputo e questo è il motivo per il quale io sono felice quando vi vedo qua. Spero che da qui in avanti prendiate l'ottima abitudine di venire sempre più spesso a fare le vostre premiazioni, a fare i vostri eventi qui al museo. Ci stiamo anche organizzando per avere degli uffici specifici per ospitarvi meglio. Siete sempre benvenuti. Buona giornata e buon domani. Grazie. Grazie a lei. Grazie. Bene, un forte applauso per l'ingegnere Costaiola e per la stima, soprattutto, e l'amicizia che ha sempre mostrato verso i vespisti e verso il Vespa Club d'Italia. Chiamo adesso sul palco Marco Manzoli, segretario generale del Vespa World Club. Buonasera. Grazie. Che bella sala. Ragazzi, sono veramente felicissimo di vedervi qua, felicissimo di parlare di sport, perché oggi ci sono le premiazioni dello sport, domani ci saranno le premiazioni del turismo, ma ovviamente io sono un grande appassionato di sport, sport in Vespa, con tanti amici qua dentro. Qualche anno fa abbiamo iniziato a fare della regolarità, ovviamente io ero quello che aveva la passione, loro avevano il talento, ma questo è un altro discorso. Sono veramente felice di vedervi, ovviamente io abbiamo iniziato questo discorso qualche anno fa anche con Leo, con la federazione, con Motoasi, con Ivo Valenza, con tutte le persone che oggi non sono magari qua con noi a festeggiare, ma sono ovviamente parte del nostro piccolo mondo che ci fa fare veramente delle manifestazioni stupende. Piccolo mondo perché a ruote basse. Io direi di fargli un forte applauso. Grazie. Grazie mille a Marco Manzoli e adesso chiamiamo sul palco Mauro Calestrini, presidente del Vespa World Club.
Buonasera. Ciao a tutti, grazie di essere venuti. Siamo in questo posto che comunque è la culla della Vespa, dove nasce tutto quanto, la nostra veramente frenesia nel seguire questo mezzo che è la Vespa. Siamo qua dove nasce tutto. E io vi ringrazio per essere venuti così in tanti per questo evento che tutti gli anni premia la vostra volontà e quello che avete fatto. Siete stati bravissimi, ho visto dei risultati quasi incredibili. Ormai siamo al millesimo, siamo arrivati. Vi ringrazio soprattutto per quello che ci state mettendo, la volontà e la vostra passione, che nasce tutto da queste due ruote, la Vespa, che oggi siamo qua ospiti presso la Fondazione Piaggio, grazie a Costagliola che ci ha invitato in questo posto meraviglioso. E io, come presidente del Vespa World Club, associazione che deve comunque stare sopra e dirigere quelle che sono le direttive, ma siamo qua per vedere quello che voi fate, che siete veramente in gamba, e vi ammiro e vi osserviamo. Grazie di tutto, arrivederci. Bene, grazie mille. Il prossimo non c'è bisogno che lo chiami sul palco, perché è già qui accanto a me, quindi lascio la parola al direttore sportivo del Vespa Club d'Italia, Leonardo Pilati. Grazie, grazie. Purtroppo prima di me doveva parlare il presidente Leardi, però oggi purtroppo per un problema familiare non è potuto essere qui. Però ce l'abbiamo, sembra, in diretta voce. Possiamo proviamo a provare? Vediamo se c'è il presidente. Il bello della diretta. Ma se riusciamo almeno ad avere la voce del presidente, siamo decisamente contenti. Innanzitutto voglio ringraziarti, perché credo che sei veramente brava. Cosa dite voi? Mi sembra che sia veramente brava questa ragazza. Ok, la porteremo anche le prossime volte. Certo. Ok, abbiamo Leardi in linea. Benvenuti al Consiglio Nazionale e al presidente del World che mi ha preceduto e al segretario. Un grande saluto vespistico e vi abbraccio tutti e a presto. Grazie a voi. Grazie Roberto, anche se magari non ci sente, per queste due parole. E auguriamo a lui di risolvere i suoi problemi familiari al più presto ed essere con noi ancora alle prossime occasioni. Io cosa dico? Siamo qui, l'ha già detto lei, quando sei l'ultimo a parlare non si sa più cosa dire, perché hanno già detto tutti gli altri, no? Siamo qui da 3 anni, l'ha detto lei, e altre cose le hanno dette gli altri. Ringraziamo la fondazione, e chiaramente la ringraziamo, l'abbiamo già detto. Niente, volevo dare solo qualche numero a questo punto. Quest'anno è stato un anno molto proficuo per quello che riguarda le manifestazioni sportive del Vespa Club d'Italia. I numeri ci dicono che le manifestazioni del 2022 sono state 156 in Italia, quindi non sono veramente poche. 9 sono stati i campionati italiani, i campionati nazionali, 20 sono stati i campionati regionali tra Gincana e Regolarità, oltre 3.000 i partecipanti in tutte queste manifestazioni, 230 circa, più uno meno, sono i premi che oggi verranno distribuiti a voi. Vi ringrazio tutti, perché voi siete veramente gli attori di tutto questo, per cui grazie infinite che siete qui, grazie, perché senza di voi non avremmo fatto questa premiazione. Quindi senza indugio, a Rebecca l'inizio di questa premiazione.
Esatto, e direi di partire subito perché alle mie spalle vedo che dovremo consegnare un sacco di premi, quindi chiamo subito a premiare il consigliere Vincenzo Vitrioli. Lo chiamo, eccolo qua, buonasera. Che pubblico attivo, è bellissimo. Allora, questo è lo spirito del vero vespista, bravi. Allora, partiamo dal campionato Calabro Siculo Gincana 2022, categoria Small, terzo classificato, Casciano Giovanni, Vespa Club Reggio Calabria. Secondo classificato, Daloi Giuseppe, detto Caraco, Vespa Club Nicotera. E primo classificato, Ayata Angelo, Vespa Club Canicattì. No, ma hanno detto insomma di tutti insieme. Terzo classificato. Bene, grazie a tutti e passiamo adesso alla categoria Large. Terzo classificato, Lupino Giuseppe, Vespa Club Nicotera. Secondo classificato, Rachele Domenico, Vespa Club Rosarno. E primo classificato, Burgio Calogero, Vespa Club Agrigento. Bene, passiamo alla categoria Under 18. Terzo classificato, Toscano Gianluca, Vespa Club Reggio Calabria. Secondo classificato, Lupino Domenico, Vespa Club Nicotera. E primo classificato, Carrieri Manuel, Vespa Club Nicotera. Un forte applauso. Allora, una novità di quest'anno per gli Under 18 è una novità quest'anno della direzione sportiva, è omaggiare tutti gli Under 18 vincitori di campionati di una felpa personalizzata. Forza. Poi passiamo alla categoria femminile, primo classificato Cicero Alessandra, Vespa Club Amantea. Categoria automatiche, primo classificato Leonte Bruno, Vespa Club Reggio Calabria.
E categoria squadre, primo classificato Vespa Club Nicotera. Possiamoci, facciamoli entrare. Spostiamoci bene così, ok. Giovani accosciati. Bene, un applauso e passiamo al campionato Emiliano Romagnolo Gincana 2022. Per la categoria assoluta, terzo classificato, Goldoni Gilberto, Vespa Club Castelfranco Emilia. Secondo classificato, Donini Stefano, Vespa Club San Mauro Pascoli. E primo classificato, Fantozzi Luca, Vespa Club Forlì. Passiamo alla categoria Small, primo classificato Donini Stefano, Vespa Club San Mauro Pascoli. Categoria Large, primo classificato Fabri Renzo, Vespa Club Forlì. Categoria Under 18, primo classificato Arniani Alex, Vespa Club Faenza. E categoria Squadre, primo classificato Vespa Club Forlì. Campionato Lombardo Gincana 2022. Categoria assoluta, terzo classificato, Oliosi Fabrizio, Vespa Club Sirmione. Secondo classificato, Alberti Samuele, Vespa Club Sirmione. E primo classificato, Agosti Ivan, Vespa Club Sirmione. Di lei, ma no, non dirmi. Grazie. Mettiamoci più qua. Io sono più piccolo. Donna, guarda, lo faccio più grande. Ok. Bene. Categoria esordienti. Terzo classificato Negrini Christian, Vespa Club Milano. Secondo classificato Signori Andrea, Vespa Club Sirmione. E primo classificato Strazzanti Andrea, Vespa Club Busto Arsizio.
ottimo. Passiamo alla categoria promo. Terzo classificato, Mazzei Mirko, Vespa Club Tre Laghi. Secondo classificato, Marchiondo Ivano, Vespa Club Sirmione. E primo classificato, Cazzaniga Edoardo, Vespa Club Bulciago. Categoria large, primo classificato Oliosi Fabrizio, Vespa Club Sirmione. Categoria femminile, primo classificato Signore Alice, Vespa Club Sirmione. E per la categoria squadre, primo classificato Vespa Club Sirmione. Campionato Nord-Ovest Gincana 2022. Per la categoria Under 18, primo classificato Merlo Mattia, Vespa Club Ivrea. Per la categoria Small, primo classificato Giacomotti Paolo, Vespa Club Domodossola. Per la categoria Large, primo classificato Bertorello Giovanni, Vespa Club Canelli. E per la categoria Squadre, primo classificato Vespa Club Ivrea. Bene, facciamo un forte applauso anche a Vincenzo Vitrioli, che lo ringrazio, e chiamiamo a premiare il consigliere Stefano Crociani. Eccolo qua, un forte applauso. Campionato pugliese Lucano Gincana 2022. Per la categoria assoluta, terzo classificato D'Amore Antonio, Vespa Club Taranto. Secondo classificato Marangi Filippo, Vespa Club Martina Franca. E primo classificato Zaccaria Marco, Vespa Club Martina Franca. Per la categoria promo, terzo classificato Marangiolo Michele, Vespa Club Lizzano. Secondo classificato Bianco Pietro, Vespa Club Putignano. E primo classificato Dimitri Giuseppe Pio, Vespa Club Lizzano. Più a sinistra? Se mi faccio la X, aspetta, vai, aspetta. Okay.
Bene, categoria PX, terzo classificato, Ferrulli Angelo, Vespa Club Acquaviva delle Fonti. Secondo classificato, Marinelli Giuseppe, Vespa Club Acquaviva delle Fonti. E primo classificato, Lotito Luca, Vespa Club Acquaviva delle Fonti. Categoria Under 18, terzo classificato, Caramia Vito, Vespa Club Martina Franca. Secondo classificato, Lorenzo Eugenio, Vespa Club Martina Franca. E primo classificato, Salamina Mattia, Vespa Club Martina Franca. Passiamo alla categoria automatiche. Primo classificato, Giustino Bartolomeo, Vespa Club Acquaviva delle Fonti. Per la categoria femminile, primo classificato, Miccoli Gabriella, Vespa Club Taranto. E per la categoria a squadre, terzo classificato, Vespa Club Taranto. Secondo classificato, Vespa Club Martina Franca. E primo classificato, Vespa Club Acquaviva delle Fonti. Taranto. Gabriele, acqua viva delle Fonti. E dov'è? Acqua viva tu. Grazie. Passiamo adesso al campionato toscano, Gincana 2022. Per la categoria Small, terzo classificato, Semplici Massimo, Vespa Club Valdelsa. Secondo classificato, Cecoro Biagio, Vespa Club Valdelsa. E primo classificato, Riccieri Valerio, Vespa Club Valdelsa. Passiamo alla categoria Large, terzo classificato, Poli Graziano, Vespa Club Pisa. Secondo classificato, Piccinelli Michele, Vespa Club Anghiari. E primo classificato, Mazzi Gianni, Vespa Club Anghiari. Ciao. Grazie. Ciao. Michele.
Gianni. Grazie ragazzi. Mentre per la categoria squadre, primo classificato Vespa Club Valdelsa. Ciao, congratulazioni. Grazie. Bene, passiamo al campionato Triveneto Gincana 2022. Per la categoria Small, terzo classificato Diener Giacomo, Vespa Club Verona. Secondo classificato De Monti Alex, Vespa Club Fiume Veneto. Primo classificato Sist Massimo, Vespa Club Fiume Veneto. Per la categoria large invece, primo classificato Martini Lorenzo, Vespa Club Alpago. E per la categoria a squadre, primo classificato Vespa Club Fiume Veneto. Massimo. Martini. Bene, passiamo al campionato Umbro Laziale Gincana 2022. Per la categoria Small, terzo classificato Dionisi Alfiero, Vespa Club Rieti. Secondo classificato Baiani Renato, Vespa Club Artena. E primo classificato Presciuttini Stefano, Vespa Club Todi. Passiamo alla categoria large, terzo classificato Abbafati Giampiero, Vespa Club Artena. Secondo classificato Petriglia Emanuele, Vespa Club Artena. E primo classificato Calvani Riccardo, Vespa Club Roma. Bene, adesso premiamo la categoria Under 18, il primo classificato è Guadagni Simone del Vespa Club Fara Sabina e per la categoria A squadre il primo classificato è il Vespa Club Artena. Bene, ringraziamo Stefano Crociani per aver premiato e adesso chiamo sul palco il consigliere Antonino De Pasquale. Un forte applauso. Passiamo al campionato Abruzzese Regolarità 2022 per la categoria assoluta. Terzo classificato Sebastiani Giorgio, Vespa Club L'Aquila. Secondo classificato
Tucci, Leonardo, Vespa Club, L'Aquila. Primo classificato Di Virgilio Cesare, Vespa Club, L'Aquila. E per la categoria squadre il primo classificato è Vespa Club, L'Aquila. Come? Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte. Passiamo adesso al campionato Calabro Siculo regolarità 2022. Categoria assoluta, terzo classificato Leonte Bruno, Vespa Club, Reggio Calabria. Secondo classificato Casciano Giovanni, Vespa Club, Reggio Calabria. E il primo classificato è Vitrioli Vincenzo, Vespa Club, Reggio Calabria. Passiamo alla categoria femminile, primo classificato Cicero Alessandra, Vespa Club Amantea. Categoria squadre invece, terzo classificato Vespa Club Amantea, secondo classificato Vespa Club Feroleto Antico e il primo classificato è il Vespa Club Reggio Calabria. Bene, grazie mille. Passiamo al campionato Emiliano-Romagnolo, regolarità 2022. Per la categoria assoluta, terzo classificato, Cagni Gabriele, Vespa Club Montecchio Emilia. Secondo classificato, Nardone Nico, Vespa Club Bologna. E primo classificato, Orlandino Roberto, Vespa Club Montecchio Emilia. E poi chiamiamo anche per la categoria squadre la prima classificata, che è la squadra Vespa Club Bologna. Passiamo adesso al campionato marchigiano regolarità 2022. Categoria assoluta, terzo classificato, Lorenzetti Jacopo, Vespa Club Macerata.
Secondo classificato Lombardelli Riccardo, Vespa Club Macerata. Primo classificato è Inverni Quirino, Vespa Club Macerata. E per la categoria squadre il primo classificato è il Vespa Club Macerata. Bene, un bel applauso e ringraziamo anche Antonino De Pasquale e chiamo adesso a premiare il consigliere Franco Benignetti. Un applauso anche per lui. Passiamo al campionato laziale regolarità 2022. Per la categoria assoluta, terzo classificato Muroni Francesco, Vespa Club Roma. Secondo classificato Carboni Franco, Vespa Club Roma. E il primo classificato è Bisti Alessandro, Vespa Club Roma. Mentre per la categoria squadre vince il Vespa Club Roma. Un toto proprio. Vieni Franco, vieni in mezzo. Passiamo al campionato lombardo, regolarità 2022, per la categoria esordienti, terzo classificato a Brescia Rocco, Vespa Club Ro, secondo classificato Checchi Alessandro, Vespa Club Ro e primo classificato Bassi Andrea del Vespa Club Ro. Secondo? Categoria promo, terzo classificato Cicognani Roberto, Vespa Club San Giorgio. E qui abbiamo due primi classificati, Pratico Sergio, Vespa Club Tre Laghi e Cazzola Marco, Vespa Club Mantova. Pratico. Categoria Expert, terzo classificato Selva Emanuela, Vespa Club Milano e anche qui abbiamo un ex aequo, Franzini Deris, Vespa Club Mantova e Giubelli Giancarlo, Vespa Club Mantova. Giubelli. La squadra. Ah, viene, chiamalo. Aspetta un po'.
E premiamo anche per la categoria squadre il primo classificato, Vespa Club Mantova. Passiamo al campionato Nord-Ovest regolarità 2022, categoria assoluta, terzo classificato Merlo Gian Michele, Vespa Club Ivrea, secondo classificato Trincheri Massimo, Vespa Club dei Fiori, e primo classificato è Merlo Mattia, Vespa Club Ivrea. Mentre per la categoria squadre, terzo classificato Vespa Club Torino, secondo classificato Vespa Club Domodossola e primo classificato Vespa Club Riviera dei Fiori. Torino! Di qua, ma è vicino. Passiamo al campionato Pugliese Lucano regolarità 2022, categoria squadre, primo classificato Ciccorelli Paolo, Vespa Club Foggia. C'è qualcuno che eccolo sta arrivando. Categoria Vintage, terzo classificato Occhi Lupo Andrea, Vespa Club Lecce, secondo classificato Occhi Lupo Antonio, Vespa Club Lecce e primo classificato Russo Francesco, Vespa Club Lecce. Tutte e tre. Leviamo il sacchetto così. Categorie automatiche, terzo classificato Gatti Gianvito, Vespa Club Gioia del Colle. Secondo classificato Barratta Cosimo, Vespa Club Martina Franca e il primo classificato è Di Bari Giuseppe, Vespa Club Martina Franca. Non
della categoria squadre. Terzo classificato, Vespa Club Taranto. Secondo classificato, Vespa Club Martina Franca. E primo classificato, Vespa Club Lecce. Così dicono, a Martina Franca sono io. Chi è questo? Lecce. Primo classificato. Sì. Ringraziamo anche il Franco Benignetti e chiamiamo adesso a premiare il segretario Alessia Galiotto. Passiamo al campionato toscano regolarità 2022 per la categoria expert. Terzo classificato Caccamisi Franco, Vespa Club Pisa. Secondo classificato Menciassi Alberto, Vespa Club Pisa. E primo classificato Riccieri Valerio, Vespa Club Valdelsa. Vengo io di qua stavolta. Bene, passiamo alla categoria promo. Terzo classificato Paroli Mauro, Vespa Club Il Ponte Mediceo. Secondo classificato Di Mare Emanuele, Vespa Club Valdera. E primo classificato Mariotti Alessandro, Vespa Club Valdera. Il primo al centro. Grazie, grazie. Mentre per la categoria squadre il primo classificato è il Vespa Club Pisa. Presidente al centro. Grazie. Campionato Triveneto regolarità 2022 per la categoria expert. Primo classificato Lazzara Salvatore, Vespa Club Rovereto. Per la categoria promo, terzo classificato Marzilli Federico, Vespa Club Noale. Secondo classificato Matuzzi Manuel, Vespa Club Rovereto. Primo classificato Schifferegger Martin, Vespa Club Rovereto. E per la categoria squadre, il primo classificato è il Vespa Club Rovereto. Venite un po' giù. Bravo, bravo.
Passiamo al campionato Umbro regolarità 2022. Categoria assoluta, terzo classificato Reccia Giuseppe, Vespa Club Assisi. Secondo classificato Bartolini Giacomo, Vespa Club Montone. E il primo classificato è Tommassini Marco, Vespa Club Foligno. Mentre per la categoria squadre il primo classificato è il Vespa Club Assisi. Allora, un forte applauso, abbiamo appena terminato le premiazioni dei campionati regionali e adesso passiamo invece alle premiazioni Moto Asi, per cui ringraziamo Alessa Galeotto e io invito sul palco Carlo Bozzetti. Invito a premiare Carlo Bozzetti. Eccolo qua. E passiamo al campionato italiano Moto Asi Gincana 2022 per la categoria Small Frame, terzo classificato Deiner Giacomo, Vespa Club Verona. Secondo classificato Fantozzi Luca, Vespa Club Forlì. E il primo classificato è Brunelli Adriano, Vespa Club Verona. Scusate, solo una piccola precisazione. Purtroppo i dirigenti di Moto Asi, una persona che tutti conoscete, Zangrilli, sta lavorando giù in Africa. Ivo Valenza, che è il responsabile di tutto il settore motociclistico di Moto Asi, non sta bene. Quindi, come responsabile degli accordi Vespa Club d'Italia, Moto Asi, sto premiando io. Però un saluto anche a loro, perché veramente ci mettono tanta buona volontà per favorire il nostro movimento. Grazie. Bene, passiamo adesso alla categoria Large Frame. Terzo classificato, Cappato Fiorenzo, Vespa Club Bulciago. Secondo classificato, Giorgi Stefano, Vespa Club Forlì. E primo classificato, Signori Benito, Vespa Club Sirmione. Categoria Under 18, terzo classificato Alberti Samuele, Vespa Club Sirmione. Secondo classificato Signori Alice, Vespa Club Sirmione. Primo classificato Agosti Ivan, Vespa Club Sirmione. Per la categoria femminile invece, prima classificata Signori Alice, Vespa Club Sirmione. E per la categoria a squadre il primo classificato è il Vespa Club Sirmione.
la coppa, non so. Passiamo adesso al campionato italiano Moto Asi Regolarità 2022. Per l'area sud, terzo classificato, Iorio Nishi Raffaele, Vespa Club Cosenza. Secondo classificato, Leonte Bruno, Vespa Club Reggio Calabria. E il primo classificato, Vitrioli Vincenzo, Vespa Club Reggio Calabria. Spostiamoci più al centro. Complimenti ragazzi. Bravissimi. Mentre per l'area centro, terzo classificato, Santucci Leonardo, Vespa Club L'Aquila. Secondo classificato, Riccieri Valerio, Vespa Club Valdelsa. E il primo classificato è Lombardelli Riccardo, Vespa Club Macerata. Riccardino. E finiamo con l'area nord, terzo classificato, Lazzara Salvatore, Vespa Club Rovereto. Secondo classificato, Franzini Deris, Vespa Club Mantova. E il primo classificato è Pilati Matteo, Vespa Club Rovereto. Ringraziamo anche il consigliere Carlo Bozzetti e ora passiamo ai riconoscimenti internazionali e alle premiazioni nazionali e chiamo a premiare il presidente del Vespa World Club Mauro Calestrini. Mauro Calestrini. Intanto sentiamo se c'è il pubblico, un forte applauso. Che a fine giornata si dà il premio al pubblico più numero, al pubblico, al Vespa Club più, che ha fatto più il tifo. Vi ricordiamo anche che è sempre attiva la diretta Facebook, quindi chiunque si voglia collegare può andare su Facebook e vedere la diretta, la premiazione in diretta. Due minuti, bene, e andiamo avanti con le premiazioni. Un attimo di pausa per chiunque volesse andare in bagno. Aspettiamo un attimo. Aspettiamo un attimo che arriva il presidente Mauro Calestrini, eccolo, si era assentato semplicemente per motivi
urgenti di istituzionali. Grazie Mauro. Passiamo al campionato europeo regolarità 2022. Campione europeo assoluto regolarità 2022 Cagni Gabriele del Vespa Club Montecchio Emilia. Poi chiamiamo anche il campione europeo 2022 a squadre, è il del no, ok, il campione europeo 2022 a squadre di club Vespa Club Rovereto Agnolin Fabio, Calzà Thomas e Pilati Leonardo, mentre il campione europeo a squadre nazionali Italia è Selva Emanuela e Riccieri Valerio. Vicino alla signorina. Passiamo alla Coppa delle Regioni regolarità 2022. Primo classificato individuale è Merlo Gianmichele del Vespa Club Ivrea. Mentre la prima regione classificata è il Trentino Alto Adige e chiamo Calzà Thomas, Lazzara Salvatore e Pilati Leonardo. Vengo qua in mezzo. Passiamo al campionato italiano regolarità Vespa Automatiche 2022 per la categoria amatori. Terzo classificato Di Virgilio Cesare Vespa Club L'Aquila. Secondo classificato Santucci Leonardo, Vespa Club L'Aquila e il campione italiano è Giubelli Giancarlo, Vespa Club Mantova. Ricordo che Giancarlo Giubelli ha ricevuto la maglia di campione italiano in qualità di primo assoluto della categoria Vespa Automatiche.
Volevo scrivergli l'ultima volta a promo, ma no. Passiamo quindi alla categoria expert. Terzo classificato, Vitrioli Vincenzo, Vespa Club Reggio Calabria. Secondo classificato, Bisti Alessandro, Vespa Club Roma. E il campione italiano è Riccieri Valerio, Vespa Club Valdelsa. Passiamo adesso alla categoria elettriche. Terzo classificato, Marinelli Cristian del Vespa Club Canale Monterano. Secondo classificato, Marinelli Gianluca, Vespa Club Canale Monterano. E il campione italiano è Jisente Moscardi, Vespa Club Pisogne. La maglia under 18 per il ragazzo. E finiamo con la categoria squadre. Terza classificata, Vespa Club Pisa. Seconda classificata, Vespa Club Roma. E campione italiano, Vespa Club Milano. Pisa, eccomi qua. Bene, passiamo adesso alla Supercoppa di Gymkhana 2022. Primo classificato, categoria large, Emanuele, Vespa Club Sirmione. E il primo classificato invece della categoria small è Brunelli Adriano del Vespa Club Verona. E ringraziamo anche il presidente del Vespa World Club, Mauro Calestrini, e io invito a premiare a salire sul palco il consigliere Roberto Donati. Abbiamo premiato, scusate se vi rubo un attimo, intanto che sale Donati, abbiamo premiato adesso la Supercoppa di Gymkhana. Ricordo che la Supercoppa di Gymkhana quest'anno sarà fatta proprio qui a Pontedera il giorno 22 aprile prossimo, sabato, il giorno prima del congresso nazionale. Siamo andati ieri a visionare il luogo che sarà nell'Expo, all'interno dell'Expo Motori, che è una grande manifestazione motoristica che si svolge sempre a Pontedera, per cui siete tutti invitati, piloti e anche non piloti, a questa prossima Supercoppa 2023. Bene, passiamo adesso al campionato italiano rievocazioni storiche. Per la categoria assoluta,
Terzo classificato, Selva Emanuela, Vespa Club Milano. Secondo classificato, Gabriele Mafezzoni, Vespa Club Chiari. E il campione italiano è Bisti Alessandro, Vespa Club Roma. Categoria Faro Basso, terzo classificato, Moscardi Jisente, Vespa Club Pisogne. Secondo classificato, Ardolfi Simone, Vespa Club Chiari. E il campione italiano è Vitrioli Vincenzo, Vespa Club Reggio Calabria. Anche qui ricordo che nel campionato di rievocazioni storiche la maglia tricolore va al campione italiano assoluto, quindi era Alessandro Bisti, le altre categorie non va la maglia. Categoria storico, terzo classificato, Santucci Leonardo, Vespa Club L'Aquila. Secondo classificato, Selva Emanuela, Vespa Club Milano. E campione italiano è Mafezzoni, Gabriele, Vespa Club Chiari. Categoria vintage, terzo classificato, Giubelli Giancarlo, Vespa Club Mantova. Secondo classificato, Marinelli Cristian, Vespa Club Canale Monterano. E il campione italiano è Leonte Bruno, Vespa Club Reggio Calabria. Per proteggere comunicazione, solo per proteggere i trofei, questi qua ci sono delle scatole apposite in legno, dopo magari sono lì, ok, prendetene una per ciascuno, grazie. E passiamo infine alla categoria squadre, terza classificata, Vespa Club Canale Monterano, seconda classificata, Vespa Club Reggio Calabria, e campione italiano, Vespa Club Chiari.
Passiamo adesso alla Coppa Italiana Gincana 2022. Per la categoria assoluta, terzo classificato Fantozzi Luca, Vespa Club Forlì. Secondo classificato Presciuttini Stefano, Vespa Club Todi. E il primo classificato è Baiani Renato, Vespa Club Artena. È troppo forte. No, categoria promo, terzo classificato Ventura Simone, Vespa Club Caltanissetta. Secondo classificato Dionisi Alfiero, Vespa Club Rieti. E primo classificato Donini Stefano, Vespa Club San Mauro Pascoli. Categoria PX, terzo classificato Calvani Riccardo, Vespa Club Roma. Secondo classificato Signori Benito, Vespa Club Sirmione. E il primo classificato è Petriglia Emanuele, Vespa Club Artena. Allora invito qua sul palco qualcuno del Vespa Club Artena in rappresentanza per consegnare il premio, eccolo, grazie. Bene, passiamo alla categoria Under 18, terzo classificato Balsamo Federico, Vespa Club Torino. Secondo classificato Marinelli Cristian, Vespa Club Canale Monterano. E primo classificato Signori Andrea, Vespa Club Sirmione. Passiamo alla categoria femminile, terza classificata Santucci Serena, Vespa Club L'Aquila. Seconda classificata Miccoli Gabriella, Vespa Club Taranto. E la prima classificata è Signore Alice, Vespa Club Sirmione.
Un forte applauso. E finiamo con la categoria squadre, terza classificata Vespa Club Forlì, seconda classificata Vespa Club Artena e prima classificata Vespa Club Sirmione. Vai, vieni qua. Giorgio, mi dire che ti metti qua in mezzo. No, mi ritorno da una parte. Non voglio stare vicino a te. Una comunicazione di servizio velocissima, chiedo ai premiati se quando scendono le scale e passano possano abbassarsi per non passare davanti alla telecamera. Sì, fate una sorta di inchino. Vi ricordiamo che potete vedere la premiazione in diretta sulla pagina Facebook di Rete Valdera o sul sito www.retevaldera.it. Se invece la volete rivedere rimarrà anche poi nei prossimi giorni, quindi adesso siamo in diretta ma rimarrà anche poi sia sul sito Facebook che proprio sul sito www.retevaldera.it. Ci siamo per continuare con le premiazioni. E ringraziamo Roberto Donati che è già sceso dal palco e chiamiamo a premiare il responsabile della Roloil, Claudio Bertoli, e anche il tesoriere Frederick Rosso. Allora, premiamo campionato italiano Audax 2022, categoria assoluta, terzo classificato Calzà Thomas, Vespa Club Rovereto, secondo classificato Scatola Flavio, Vespa Club Montecchio Emilia, e il campione italiano è Pilati Matteo, Vespa Club Rovereto. Ah, le passo anche il microfono se vuole dire due parole. Molte grazie a tutti. Una serata, credo, piena di emozione, di storia, unita chiaramente a quella che è al mezzo più conosciuto al mondo, si può dire. E credo che l'entusiasmo che ho visto stasera mi ha veramente lasciato, mi ha spiazzato. Noi come Roloil sicuramente siamo ai 90 anni, festeggiamo i 90 anni quest'anno e sicuramente lo festeggiamo bene, lo festeggiamo con anche questa convenzione fatta con il Vespa Club d'Italia, che mi fa piacere oggi essere qui a ricordarla e soprattutto a premiare questi signori che sicuramente ci mettono tanto del loro impegno. Grazie molto. Grazie.
Passiamo adesso alla categoria Faro Basso. Terzo classificato, Costanzo Giuseppe, Vespa Club Pisogne. Secondo classificato, l'Archer Ivo, Vespa Club Merano. E il campione italiano è Vitrioli, Vincenzo, Vespa Club Reggio Calabria. Grazie. Categoria Vintage, terzo classificato, Merlo Mattia, Vespa Club Ivrea. Secondo classificato, Scatola Roberto, Vespa Club Montecchio Emilia. E il campione italiano, Santucci Leonardo, del Vespa Club L'Aquila. Bene, passiamo alla categoria automatiche. Terzo classificato, Munerato Tatiana, Vespa Club Merano. Secondo classificato, Sbrana Fabio, Vespa Club Pisa. E il campione italiano è Di Virgilio Cesare, Vespa Club L'Aquila. Colgo l'occasione per ricordare un'iniziativa che è uno dei premiati di questa categoria, ovvero Fabio Sbrana del Vespa Club Pisa, effettuerà nella prossima stagione, se è così, un viaggio in solitaria tra Pisa e Caponord. Quindi gli auguriamo veramente, diciamo, un buon viaggio e un buon ritorno. Grazie Fabio. Passiamo alla categoria squadre e la terza classificata è il Vespa Club Reggio Calabria. Al secondo posto Vespa Club Montecchio Emilia e il campione italiano è il Vespa Club Rovereto. Bene, passiamo al campionato italiano Gincana 2022. Terzo classificato, categoria 50 cilindrate. Premi a Leonardo Pilato. Ah, ok, c'è. No, me l'ha cancellato. Ah, no. No, pensavo dopo quando essere ringraziati. Primo? No, pensavo dopo. Sì, no, solo Roloi. Solo Roloi, sì. Allora, ringraziamo il responsabile della Roloi, Claudio Bertoli, e continuiamo le nostre premiazioni. Grazie, grazie. E a continuare a premiare si sarà Frederic Rosso.
Allora passiamo al campionato italiano Gincana 2022, categorie 50 cilindrate. Terzo classificato Donini Stefano, Vespa Club San Mauro Pascoli. Secondo classificato Giorgi Stefano, Vespa Club Forlì. E il campione italiano Brunelli Adriano, Vespa Club. Ci rivediamo. Passiamo alla categoria oltre 50 cilindrate. Terzo classificato Sambuco Fabio, Vespa Club Todi. Secondo classificato Diener Giacomo, Vespa Club Verona. E campione italiano Sciuttini Stefano, Vespa Club Todi. Categoria PX, terzo classificato Signori Benito, Vespa Club Sirmione. Secondo classificato Oliosi Fabrizio, Vespa Club Sirmione. E campione italiano è Fantozzi Luca, Vespa Club Forlì. Passiamo alla categoria Under 18, terzo classificato Genovese Lorenzo, Vespa Club Milano. Secondo classificato Merlo Mattia, Vespa Club Ivrea. E il campione italiano è Montecchiani Giulio, Vespa Club Todi. Grazie, grazie. Categoria femminile, terza classificata Santucci Serena, Vespa Club L'Aquila. Seconda classificata Miccoli Gabriella, Vespa Club Taranto. E campionessa italiana Signori Alice,
Vespa Club Sirmione. Bene, e finiamo con la categoria squadre. Terza classificata, Vespa Club Artena. Seconda classificata, Vespa Club Forlì. E prima classificata, Vespa Club Todi. La domanda, qui chi chiama a premiare? Le altre non c'è, chiedi a Leo. Chi chiama a premiare? Perché non c'è. Niente, grazie Rosso. Non c'è. Bene, un forte applauso e ringraziamo anche il cancelliere Frederic Rosso. E adesso passiamo al campionato italiano regolarità 2022, categoria expert. Quinto classificato Ciconte Davide, Vespa Club Torino. Quarto classificato Lombardelli Riccardo, Vespa Club Macerata. Terzo classificato Orlandini Roberto, Vespa Club Montecchio Emilia. Secondo classificato Lazzara Salvatore, Vespa Club Rovereto. E il campione italiano Pilati Matteo, Vespa Club Rovereto. La prima volta che azzeccano il mio cognome. Ah, l'ho detto bene. Sì. T'ha pagato, vero? Si sbagliava in quella taglia? Ha sbagliato tutto, fino a questa taglia. Devo sbagliare. Bene, siamo quasi giunti alla fine, passiamo alla categoria promo. Quinto classificato Aldolfi Simone, Vespa Club Chiari. Quarto classificato Santucci Leonardo, Vespa Club L'Aquila. Terzo classificato Selva Emanuela, Vespa Club Milano. Secondo classificato Giubelli Giancarlo, Vespa Club Mantova. E campione italiano Innocenti Minuti Walter, Vespa Club Valdelsa. Vieni qua, vai.
E concludiamo con la categoria squadre, quinta classificata Vespa Club Pisa, quarta classificata Vespa Club Mantova, terza classificata Vespa Club Rovereto, seconda classificata Vespa Club Montecchio Emilia e campione italiano Vespa Club Chiari. Siamo qua giù, guarda le pelle, mettiamo giù, guarda la squadra, no? Adesso la vedo dura. Questa la vedo dura con la fine a foto. Bene, come vedete sono rimasti ancora pochi premi da consegnare. Io adesso lascerei la parola al direttore sportivo Leonardo Pilati, che è appunto spiegherà il nuovo regolamento del trofeo dello sport. Se vi ricordate, dopo 3 anni che non facciamo questa premiazione, in presenza voglio dire, se vi ricordate avevamo consegnato, che avevamo anche una bellissima pagina di copertina quando, del giornale nostro, quando abbiamo consegnato questo trofeo dello sport. E questo trofeo, se vi ricordate, il regolamento dice che chi lo prende deve riconsegnarlo l'anno dopo, chi lo vincerà poi per 3 volte, però si può vincere solo una volta ogni 3 anni, se lo tiene, se lo terrà per sempre. Però comunque il trofeo verrà riconsegnato e gli sarà dato a chi lo ha vinto questo trofeo piccolo, che se vi ricordate i libri storici, questo è fatto sul, diciamo, simile a al trofeo dello sport antico che c'era negli anni 50-60. Per cui chiamo io vincitore del trofeo dello sport 2019 Vespa Club San Mauro Pascoli. Poi vincitore trofeo dello sport 2020 Vespa Club Reggio Calabria. Vincitore trofeo dello sport 2021 Vespa Club Rovereto. Ed infine il vincitore del trofeo dello sport 2022 Vespa Club Sirmione. Chiamiamo a questo punto sul palco anche tutti i consiglieri del Vespa Club d'Italia e ci mettiamo per una foto
totale. Mauro Calestrini, una foto anche con il presidente del Vespa Award, tutti i consiglieri, per cortesia, mettiamoci a conclusione di questa premiazione. Ci stiamo? Nella foto dico, eh. Grazie. Grazie a tutti. Credo che... Cosa c'è da dire adesso? Niente, abbiamo finito qui la nostra premiazione e ovviamente vogliamo ricordare, per chi la volesse rivedere, può rivederla sulla pagina Facebook di Rete Valtera o sul sito www.retevaltera.it. Il consiglio chiaramente ringrazia il direttore sportivo Leonardo Pilati, perché tutto questo l'ha organizzato lui e gli ci ha voluto tanto anche per preparare tutta la premiazione, per cui grazie ancora per tutto il lavoro che facciamo, grazie. No, grazie a tutto il consiglio che naturalmente ha collaborato in tutto e grazie a Rebecca. Grazie a voi. Che comunque vedremo anche domani alla premiazione turistica, e un arrivederci a domani a chi sarà premiato. Grazie infinite e buona serata. Se volete fare delle foto adesso non c'è nessun problema. Lascia qui, lascia questa slide.